Simone Rossi è l'assessore allo sport del comune di Alassio. Ecco, qui ad Andorra, perché è un po' il passaggio di testimone fra chi è stato comune dello sport d'Europa e chi lo è appena diventato, è così? Sì, è così, un passaggio di testimone, ne siamo molto onorati, perché questo vuol dire che questa cosa non si conclude con la fine del 2017, ma anzi ricomincia ad Andorra nel 2018, e per noi è uno stimolo di andare avanti, di pensare non soltanto più alle nostre città, ma a un territorio molto importante che comprende le nostre colline, dove possiamo fare tanto outdoor, tante belle strutture vicino alla spiaggia, e quindi noi ne siamo molto più che contenti che Andorra porti avanti questo che diventi comune europeo dello sport. Per noi è sicuramente una continuazione, quindi un motivo di continuare a puntare sullo sport. Beh, vista la vicinanza territoriale non c'è nemmeno gelosia, anzi è proprio un territorio quasi unico, voglio dire. Ma no, come dicevo, nessuna gelosia, anzi, e nell'ambito comunale è sempre difficile fare le cose, quindi noi penso che in quest'anno abbiamo provato a fare un passettino più di Albenga, Andorra farà un passettino più di Alassio, e il prossimo anno sicuramente insieme faremo dei grandi passi. Se si parla di comuni europei dello sport bisogna dire grazie a Access e Europe, e qui c'è Enrico Cimaschi, che è responsabile per il Nord Ovest. Che cos'è Access Europe? Access Europe è la rivoluzione copernicana dello sport, ossia andare oltre il riconoscimento di capitale europea dello sport, come c'è quello della cultura, dei vari ambiti, dell'ambiente, e portare invece tutti i 100.000 comuni d'Europa via via a mettersi in gara fra di loro anno dopo anno, essere scelti per fare un anno di sport educativo, ma soprattutto di politica per lo sport e per le politiche del benessere. Ossia garantire a tutti la possibilità di fare sport con minori costi sociali, ma nello stesso tempo includere e stare attenti alla crescita del benessere e della voglia di essere cittadini veri a livello nella quotidianità della vita. E quindi ogni anno c'è questa gara, fra virgolette, fra le città piccine o le città che si uniscono insieme in unione di comuni, per dire, e si mettono in gara per vedere chi ha le capacità per poter impegnarsi su questo fronte qua. E Andorra ha vinto il titolo di European Town of Sport per quest'anno.